rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Tesserina, dove si fa? Allora, il tesserino d'obbista praticamente deriva da una legge regionale che permette alle persone che hanno un hobby, no, di commercializzare nel piccolo i propri prodotti. I prodotti del proprio hobby. Bravo, che vanno dal fare dei piatti, da fare delle cose così. È una domanda semplicissima da fare alla comunità montana, al SUAP, commercio, dove ti praticamente... Solo la comunità montana o anche nel comune? Al SUAP si fa. Al SUAP vuol dire al centro SUAP, dove il SUAP nel nostro caso c'è una Albania e una Carpegna, e tutto là. Solo che perché non so se lo fanno. Mi sa che vengono tutti da noi a fare l'Albania. E te praticamente fai una domanda dove ci metti tutti i dati e cosa pensi di commercializzare. I paletti però quali sono? I pro sono che tu non devi aprire la partita IVA, non c'è bisogno di aprire la partita IVA, e però hai praticamente la possibilità di fare nei mercatini fino a 12 all'anno, che sono pochi, per quello che ti tengono sempre dentro un cerchio di commercio abbastanza piccolo. Dove tu vai a fare 112. Però c'è moglie e marito, fa un 24 mercatini. Bravo. Sì, due tesserini, sì, sono 24 mercatini. Sì, sì. Due al mese. C'hai due mogli e un marito, hanno 36 mercatini. Marito e figlio. C'hai quattro amici che hanno lo stesso hobby, fanno un mercatino a settimana. Adesso che c'è praticamente, no, molti ragazzi anche che non hanno più il lavoro, e ho visto che vengono tantissimi a fare questi tesserini, perché è un modo di iniziare a fare qualcosa, perché dopo magari dopo un po' di anni, questo tesserino dura 5 anni, te probabilmente ogni anno lo fai, ogni anno devi andare al SUAP a fare il timbro di legittimazione, no? Dove noi controlliamo quante uscite hai fatto, di solito ne fanno abbastanza poco. E chi te lo timbra l'uscita? Con il comune? Allora te praticamente fai la domanda al comune, diciamo, tanto il comune deve riservare una parte dello spazio per i tesserini d'obbista. Ma scusa, poi sì, anche nei mercati, no? Anche nei mercati normali? Nei mercati normali, poi devi chiedere al comune, perché non li puoi mettere insieme a quelli che fanno i mercati con la partita IVA e queste robe qua, devono avere uno spazio loro. Che però adesso, visto ultimamente, ci sono anche un pochino di polemiche, perché quelli che hanno la partita IVA cominciano a vedere che questi tesserini d'obbista, che esisti, hanno anche ragione, la parte centrale, c'è soffre. Addirittura li mettono anche un pochino più dove c'è più passaggio. Così. Quindi bisognerebbe organizzare dei mercatini solo per l'obbista, per non andare... Scusa, e adesso è un boom, adesso è un boom. L'usato Urbania, mi sembra, se non dico, non vorrei dire una scemata, mi sembra che il primo di ogni mese, o comunque in un certo periodo, dando una certa continuità, fa un mercato dell'usato. Secondo te l'usato, quindi io che vendo le mie scarpe o il mio vestito, può rientrare o cos'è? Guarda, la normativa penso che non dice che puoi vendere anche la roba usata. No, normale no. Sarebbe da informare. L'usato è... parla di un prodotto, di qualcosa di costruito. Dice qualcosa di costruito, dell'ingegno personale. Però te, se prendi una maglia usata e ci metti sopra, la ricami in qualche modo, gli metti i bottoni colorati, quella è una cosa che hai fatto più con tuo ingegno, in teoria non puoi vendere. Cioè la normativa non è molto... Poi per esempio un'idea, io questa l'ho vista fare in Sicilia. Chiaramente in Sicilia
hanno molti soldi d'estate, cioè non hanno fondi però dalla comunità europea per il turismo eccetera, anche se da un paio d'anni a questa parte è calato. Però tenete presente che paesini tipo Belforte avevano le potenzialità di fare in agosto 20 giorni continuativi di spettacoli, di cui uno di questi la botta col nome, cioè investimenti anche in un giorno da 30-40 mila euro per avere grossi nomi. Cioè, quindi fai conto, magari, che ne so, 15-20 mila euro per fare le altre cosette più piccole, no? Normalmente passavano il 500 euro per il service e il 500 euro per la compagnia, la scuola di danza, qualsiasi cosa, no? E poi la botta di nome, dove io gli ho detto un sacco di volte, scusate, rinunciate al nome, invece di 20 giorni fate 2-3 mesi, anche con una certa qualità di spettacoli, attirate la gente, mercatini, eccetera, no? Ma tenete presente anche questo, che se uno riesce, perché io insisto sul discorso del Montefeltro, se uno riesce a coordinarsi, so che è difficilissimo, cioè, perché parlare... Il discorso degli hobbisti non è una cosa che... No, aspetta, se ci fosse un discorso continuativo, interno compreso, e ben reclamizzato e coordinato, con mai doppioni, coordinato, cioè... Io inizio il primo anno, mi vendo le mie cosine da hobbista, il secondo anno magari dico, vabbè, mi faccio una partita IVA e faccio l'artigiano, comincio a fare qualcosa di più, cioè dai una speranza. Sì, deve essere un inizio. Come per esempio, cioè se uno riesce a creare il turismo... Sto fare informativa, Ma sono cose complicate, la prima cosa è riuscire a dialogare. Ecco, però te metti già, istruisci una persona all'interno del comune. Ah, io sto già accogliendo, no, però te magari ci vorrebbe io però posso personale, già tutti i moduli da fare, capito? Bisogna istruire qualcuno del commerciale, chi è l'alleviero marino, anche Enrico, della gente che è presente. Piero, scusa, io insisto, voi avete fatto questo bel inizio nelle commissioni, secondo me voi dovete fare una commissione con le altre giunte, uno di voi che dialoga con uno di questo, uno di quello, uno di quell'altro, e questo è il concetto. Cioè, nel ruolo dell'associazionismo, capito? Cioè quello di comunque dialogare con ma tutti dove si chiama? Nelle comunità montane? Qual è la situazione? Cioè, come fate? Allora, nella comunità montana c'è anche la conferenza dei sindaci mercoledì, per carità, quella è un appuntamento canonico, diciamo. Quindi noi si dialoga tu per tu, sì. Tu parli col sindaco di quello, cioè no, se vogliamo parlare tu per tu, bisogna darsi degli appuntamenti, poi creare un gruppo di lavoro differente, secondo me. Io nel mio piccolo quello che dico, la prima cosa è l'informazione. Io in conferenza. Cioè, devi avere i canali di informazione, è la prima cosa, il pre. In conferenza dei sindaci noi non ci siamo mai andati, quindi adesso vedremo come non ci si comporta, però. Secondo me, se vuoi parlare bene con una persona, tocca farlo come stiamo facendo adesso. A tu per tu, quindi degli incontri persona e riuscire a capire quali sono le esigenze dell'altro. Perché guardate che tutti hanno interesse a questo. Ti faccio un esempio, Frontino. C'ha le strutture vuote, ma ce l'avete anche voi. Sì. Vuote. Allora, gli hobbisti possono anche usare queste strutture. Cioè tu puoi dare, paradossalmente... Col tempo, è ovvio che non è una cosa, questa è una cosa da costruire, ci vuole tempo, però se mai inizi, mai puoi arrivare a un percorso. Le famose cantine chiuse, no? Cioè, vengono usate, quando si fanno le famose cantine, c'è quello che mette a disposizione la sua cantina, questo oggi magari... Una volta all'anno. Una volta all'anno, però se comincia a essere 3-4 volte all'anno per ogni comune, capisci che alla fine guadagna qualcosina, piano piano, e ci vuole molta costanza, anche quello che mette a disposizione la sua cantina, o solo a lui. Sì, sì. Cioè, la cosa più importante magari è cominciare innanzitutto con i comuni a istituire delle zone, magari anche per la festa del miele, dove tu hai una zona dedicata agli hobbisti, intanto la gente quando capisce che ma c'è una zona... Ma già la fiera di luglio è per gli hobbisti, la fiera che facciamo adesso il 19. Vedi, però vengono da fuori gli hobbisti, perché di Belforte non sa nessuno che c'è la normativa dell'hobbista. No, ma ci vuole quanto sarebbe? Quando c'è il Dumarca del Bollo, da 16 euro e 20 euro di diritto di istruttoria. Quindi può darsi che c'è. La fotografia una, da mettere sotto il tesserino, e il tesserino quando vieni là, nel giro di un giorno o due giorni lo fai. Noi possiamo vedere nella comunità montana di Belforte. Certo, sì.
ti ho detto, vengono da Cesena, vengono da, poi dopo quelli di Cesena, non è che vanno a fare gli hobbisti in Cesena, perché lo fa la Romagna, la regione normativa, lo fa la regione Marche, la fa sulla regione Marche. E avanti così la regione Marche? Sì, guarda, la regione Marche è una delle regioni più avanti per queste cose, per molte cose. Mm-hmm. Solo che anche questo degli hobbisti, siccome adesso c'è un boom, visto che i lavori sono sempre di meno, la gente si cioè i ragazzi, visto che ce ne sono tanti, secondo me è una normativa che come capito, quando vedono a che livelli è arrivata, sicuramente dopo cominceranno a mettere degli altri paletti, ma per adesso tu puoi venire se tu inizi, se riesci a creare dopo quello ti dà tempo di lavorarci 5 anni, te 5 anni tu hai il tempo, è ovvio che non puoi fare, cioè, non so, però già cominci a fare e poi fai il passo successivo. E dopo il passo successivo, magari quando tu cominci a riconoscere dopo 5 anni che hai fatto, conosci i mercati, conosci la gente, anche l'usato, io ho visto fare anche dei tesserini per dei signori che vendevano i libri vecchi, perciò la normativa è da vedere un attimo, perché te quando fai questa dichiarazione dove te ti chiami Pinco Pallino e sotto ci sono due righe per descrivere quello che vendi, nessuno ti vieta di mettere, capito, che ne so, i libri vecchi, visto per esempio, fare, guarda, ti faccio un esempio, io a Urbania alla festa della Befana, ti parlo di partita IVA in questo caso, però anche lì, se io ho una pizzeria in un posto sfigato, ok, anch'io ho bisogno, a maggior ragione perché ho una partita IVA, no, di muovermi all'interno di questo. Benissimo, io a Urbania, quando avevo il pub, ho fatto e ho dato anche gratis il service, quella volta mi hanno dato il chiosco, cioè la pari, no? Comunque ho fatto un banchetto in queste casette che mi hanno dato loro, dove vendevo, continuavo a vendere, anzi, patatine fritte, il vino quello caldo, i panini, queste cose qui. E la cosa legalissima è con il codice fiscale, con il fogliettino fiscale e con l'autorizzazione della USL, fatta come? Praticamente è stata prevista delle cose minime, se c'è la volontà, hai capito, per lavarti le mani, ci sono delle regole, per cui è fattibile tutto, persino dare, hai capito, tu hai magari la festa è lì e c'è quel povero disgraziato che ha la pizza che lì, chiaro che non puoi fare la pizza, a meno che non si vuole attrezzare, per carità, nel contesto del Montefeltro a fare questo, però piano. Però voglio dire, se tu cominci a fare un tavolo, no? Le soluzioni le trovi. Sì, certo. Cioè, Maometto andrà dalla montagna, giustamente, uno cerca di fare 2-3 iniziative. E se piano piano col tempo la gente si abitua e se hai anche i giusti strumenti di pubblicità, no? Perché io ho visto diversi progetti anche grossi, che però hanno delle carenze forti, dove arrivano anche i fondi della comunità europea, attenzione, hanno carenze forti, si legano sempre a un sito, a quello lì che gli vende dei pacchetti, ma poi funzionerà questi pacchetti. Secondo me devi usare tutti i mezzi possibili e immaginare, ci vuole il cervello molto aperto. Esempio, se tu esci dall'autostrada di Pesaro e cominci a vedere un tabellone grosso che ti dice Alto Montefeltro, chiamalo come vuoi, no? Sì, sì. Luminoso, e ti dice prossimi appuntamenti, eccetera, magari che ti va anche in lingua inglese e tedesca, cioè, oppure un punto dove informazioni turistiche, tu ti puoi fermare con la macchina, hai un tabellone, non sono cose da fantascienza alla fine, oltretutto forse ci sono anche i fondi in queste cose, sì, se uno le va a studiare, capito? E poi si muovono queste cose qui, ma un giorno si possono muovere anche le cooperative per le visite guidate, cioè può essere una situazione che va, cresce gradualmente, però se mai incominci a fare una commissione e non riesci a dialogare con le altre forze dei comuni, non arrivi da nessuna parte, perché poi si traduce anche, se tu cominci a fare eventi, in gente che magari si organizza, come abbiamo detto prima, con una partita IVA, perché a quel punto ovviamente ci sarà quello che vorrebbe vendere anche qualcosa, la sua amministrazione, non so se può fare itinerante, non ho idea. No, ma oddio, le feste della birra con i banchi e le spine le ho viste, io l'ho fatta. Sì. Io l'ho fatta con il pub di Urbania, sotto quella partita alla fortezza di Urbino. Con la cassa, mi sono portato la cassa, l'ho fatto regolarmente. Quindi non è che non si può fare, si possono anche fare, bisogna un attimino capire la legge, come fare? Devi avere il coso per lavarsi le mani, sono 4 cazzate a un certo punto, basterebbe attrezzare questi posti per tutta la maniera giusta.
si inizia dal piccolo, però hai capito, dal piccolo, se tu parli del tuo comune, non ce la fai a fare 20, 30 eventi, dove li prendi i soldi? Perché comunque... 30 eventi non sono pochi, 30 eventi ci vogliono 10 comuni per fare 30 eventi. Ma quello che dico io, infatti, devi lavorare... Quel forte mi ha detto lunare, Frontino, Carpegna. Inizia dal piccolo e cresci piano piano. Sono anche pubblicizzato di più. No, no, però ci sono nostre zone. Le nostre zone non hanno degli agganci anche giù, tanto io diciamo ho girato molto la città di visione. Non abbiamo agganci anche nella riviera, per dire negli alberghi che è uno dopo che 15 giorni. La riviera te ne frega, tu devi partire dall'uscita dell'autostrada in poi reclamizzati, tra lì internet, tutto quello che ho capito che è, devi le fiere, perché ci sono tanti modi per le fiere dei camper, le fiere, l'Expo 2015, ci sono la fiera del camper con quel finanziamento è a Parma, è agosto, è luglio penso. Per esempio in zona, domanda, tu dovresti saperlo questo. Abbiamo una persona esperta capace di prendere i finanziamenti della comunità europea, punto interrogativo. Non è che bisogna essere esperti, quella è una cosa che tu cominci a guardare nei siti internet, c'è tutto, ci vuole il tempo, tu devi andare nei siti, devi guardare fino a dove arrivi nei siti più alti della comunità europea e ti rigi tabulati dei bandi, dopo i bandi bisogna leggerli, bisogna fare la documentazione. Ma per capirli, perché in Italia è tutto complicato, sbagli una virgola, questi bandi sono disgraziati. Molte volte è molto più semplice di quello che uno pensa. Tu li capisci come persona, cioè quando vai lì a vedere. Il bando quando te lo stampi, te lo leggi tutto, lo studi, è solo che ci vuole, capito, il tempo per fare queste robe, per quello che si fanno poco. Ci sono anche degli studi che fanno solo quello. La nostra zona non so se esiste. So che c'è un'agenzia che fa questo. Però ci sono delle agenzie giù a Pisa, a Rubino, dove c'è. No. E questa ovviamente è la prima cosa, cioè in questo paese che non riusciamo a spendere i soldi dalla comunità europea, che oltretutto glieli mettiamo noi, è il colmo dei colmi. Non è possibile che esista una roba del genere, è intollerabile, è la prima cosa. Ma non è nel Montefeltro, questo è in tutta Italia. In tutta Italia. Sì, comunque il fatto è che quando si pensa che un amministratore sia bravo perché riesce a, come dire, intercettare dei finanziamenti, cioè noi abbiamo visto, da quant'è che ci stiamo appena guardando? Una settimana. Cioè c'è, passa talmente tanta roba sotto che non la vede nessuno, che è impressionante, cioè non è che c'è... Ci vogliono i professionisti a fare certe cose. Ma quello è un mestiere, se tu ne metti che io ritorno al Montefeltro, allora a quel punto forse ne vale anche la pena pagare uno. Ci sarebbero anche, vedrai che questi uffici con la comunità montana, Unione, tutto quello che c'è, qualcuno li ha già previsti in passato, probabilmente non hanno lavorato, non hanno funzionato, c'è qualcosa. La domanda è, incompetenza o menefreghismo? Qualcosa c'è che non quadra, qui. Cioè, parliamo. Noi siamo giovani nel nostro territorio, perché non riusciamo. Per darti questa risposta siamo giovani, però per dirti che c'è una gran lentezza, te lo possiamo dire sicuramente. Sbaglio? Non è così. Capito? C'è una gran lentezza. Perché? Perché è tutto, capito, visto come complicato, perché sti bandi ci sono, arriva, c'è una scadenza, non si riesce mai a arrivare a fare le robe in tempo, capito? Allora il progetto deve esistere prima, devi capire cosa devi lavorare su 3 o 4 progetti, devi andare a cercare e poi adattarli al finanziamento minimo. Cioè tu aspetti che ti arriva il bando della comunità europea, che magari c'ha 60 giorni di tempo, o dalla comunità europea o dalla regione, non so, tutto mettici dentro quella vita qua. E dopo da lì inventi qualcosa nel tuo paese che, o nella tua comunità, quello che è, che soddisfi quel bando, fai fatica. Perciò tu dovresti avere già dei progetti già intavolati, capito? Pronti da sfornare. Beh, devi sapere che aria tira, nel senso che normalmente questi bandi più o meno su che argomenti vanno, sul turismo, sulle piste ciclabili, sulle cose che su internet, sulla comunicazione, su questo tipo di quindi cultura di c'erano lì perché devono saper leggere quali sono le indicazioni generali, per esempio dalla comunità europea. Facciamo un esempio.
la riforma della PAC in agricoltura. Io ho visto una puntata di Linea Verde dove ha spiegato il perché, no? Due mesi fa, il perché in Italia le quote latte, cioè tutto quello di cui si lamentano gli agricoltori, sta andando in quel senso lì. Perché? Perché c'è una visione comunitaria che mette, fino a 10 anni fa metteva al centro della programmazione la produzione di cibo perché non eravamo autosufficienti, adesso l'autosufficienza l'Europa l'ha raggiunta, per cui si va sulla qualità, per cui bisogna spostarsi alla ricerca di aiuti che vanno nel senso della qualità. Infatti vedi, produzione biologico, il piccolo deve crescere, che diavolo ne so, la produzione di nicchie, questo è legato a te. Allora, se tu c'hai dall'alto un'indicazione generale che ti fa capire che tu fai fare il formaggio di capra può essere per i prossimi anni, non un business, però può essere un settore dove vengono incarnati dei finanziamenti, piuttosto che fare avere 500 frigioni che ti fanno i lacci di latte. Dici te perché il contadino ti continui a incapponare che tu fa la quantità, perché che poi dopo te la sottopaga e poi dopo non ci guardi niente. Allora, chi è che ti deve dare? Però non è che sbaglia l'agricoltore, sbaglia il sistema che non gli dà le informazioni. Giusto, quante ore, capito? Perché adesso da noi si sceglie di piantare il Grand Flores o l'erba medica, le erba mediche non ci sono quasi più, cioè, perché in Sicilia? Perché in Sicilia? Perché c'è il lavoro, si allargano quelli grossi. Ogni 500-600 metri, vabbè, qui abbiamo un altro clima purtroppo, da ogni 500-600 metri, dove vai in qualsiasi statale interna, come potrebbe essere da noi, c'è il contadino che vende i pomodori, vende le sue cose. Cioè, il coltivatore diretto vende i suoi prodotti sulla strada. E anche le dentiste, una roba del genere, lì non si può fare. Si può fare, soltanto che qui non c'hai l'acqua. Non hai l'acqua. Io un giorno a qualcuno l'ho chiesto, ma perché nessuno fa i pomodori, gli ortaggi, si vende l'insalata? Non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua. Non hanno l'acqua per irrigare. Non... Ma chi l'ha chiesto? Non mi ricordo, beh, tu guarda qui, facciati qui, giorno e non c'è. Io direi che sono qualcuno che è ubriaco tutto il giorno, che mi dice io l'acqua. Però perché l'acqua ci vuole, che c'è da diga del mercatale in giù, l'acqua. Ce l'hai lì? L'irrigazione. Qui, sopra, in questi interni non c'è. Tu vuoi fare orto, l'acqua, in qualche modo dai. Sì, devi andare a prendere col trattore, non è un problema, se fai una cosa piuttosto grossa, perché ovviamente sì, in Roma le aziende agricole che hanno cominciato a vendere sulle strade trafficate i prodotti, quelli che quando vedi adesso in questi tempi c'è le ciliegie, guadagnano più con quello, capite che vorrei. In Sicilia non c'è l'industria, non c'è niente. Quindi devono inventare tutti. Chi in nero, perché purtroppo è così, cioè. Ma chi anche dei prodotti della loro terra. E bene o male, vivono male. Cioè ormai qui purtroppo non si può più parlare di un lavoro dignitoso, almeno per adesso in questi momenti. Ma devi parlare di micro reddito, forme. C'è stato questo esodo grosso verso l'Europa, verso l'estero, tantissima gente. Però anche da noi. Stanno andando via tutti. Ragazzi, i ragazzi vanno a tutti i paesi impossibili e immaginare. Anche i posti dove venivano loro da noi. Qui se non si fa niente, tempo 10 anni, ci scappano via tutti i ragazzi. Conosco un compagno anche io di venire da Canfino, figlio di Mancini, di dove? Sì, anche io scorso me. Cioè queste cose sono cose a lungo, cioè ci vuole il tempo in questo. Però se mai inizi, cioè, capito, non puoi affrontare questi discorsi. Questa è ormai una situazione gravissima. Bravissima, perché qui ci giochiamo i nostri figli, sono i nostri figli, e l'idea non è che gli mancano i ragazzi, perché se tu gli dai delle possibilità, questi si ingegnano. Io ho mio figlio, sua moglie fa le statue, le cose di pelle, ogni tanto si fa le bancarelle, però quanti mercatini ci sono? Mm-hmm. E poi il mercatino deve funzionare bene. Io per esempio il mercatino che ho visto fare adesso alla festa a Pian di Meleto, chi è andato lì ci ha rimesso 10 euro di benzina. Era di giorno, di sera non c'era niente. Festa dello Stinco? Sì.
ci ha rimesso, te lo dico io, ci ha rimesso 10 euro di benzina, quello non viene più l'anno. Era la seconda edizione, no, la seconda era l'ottima. No, ma non do colpa alla festa per se stessa, do colpa alla continuità, perché cioè chi fa il mercatino, se sa che deve fare 30, tu ti metti d'accordo, 15, quello che è, insomma, che dice la... A me c'è 12. C'è 12. 12 o 10, adesso non è preciso, ma quanti scatti c'è dentro la domanda. Ma lì si tratta di aprire un discorso, incominciare con un discorso. Per esempio, altra cosa, guardate che io le vedo in Sicilia queste cose. Perché la gente, chi sta lì, in qualche maniera deve mangiare, campa male ma campa. Per esempio fanno il turismo legato, oggi come oggi, se tu hai una casa sfitta, è il tuo guaio. Prima valeva, prendeva valore, adesso lo perde, tu lo sai bene. Adesso anche, mi sa che tra le prime che hanno normato. No, ma non io questa casa qua, i soldi che ho speso non li prenderò mai, li ho buttati via da questo punto. Mentre prima era un investimento. Da noi c'è la legge regionale, quella dei bed and breakfast, che funziona benissimo. E anche lì non c'è bisogno di aprire partita IVA, perché bed and breakfast... però devi spendere, lì devi fare un investimento altino. Guarda, bed and breakfast funziona che tu praticamente, le persone che vengono in casa tua, tu dovresti trattarle come di famiglia, perciò non è che i bed and breakfast di legge non dovrebbero essere degli alberghi o degli appartamenti. Sì, poi in realtà diventano dei posti di lusso molto caratteristici. Non dovrebbero essere dei mini appartamenti dove te lasci lì. In Sicilia fanno quello che dici. Nasce dalla cultura del nord, no? dell'ospitalità. Tu hai una famiglia che viene in casa tua, te dovresti fare dormire in una casa, legge dice questo. Dovresti fargli imparare lo straniero, l'italiano, lo residenza o una roba del genere. Dovresti farli dormire in una camera tua che non utilizzi, alla mattina dovrebbero fare la colazione con te, perché poi il nocciolo di tutto sto legge del bene è proprio è la colazione, una colazione, la questa, conoscenza questa personale cosa è un'altra forma di cultura che può creare micro reddito. Cioè, no, ma a Urbino di bed and breakfast ce ne sono tantissimi e man mano così come dici tu lì un altro boom. No, come dico io, proprio quello è venuto perché dire. Poi quelli e poi cosa succede? Vedi a Becchi alla fine, sono tra vestiti da Becchi. Te li lasci di due giorni, questi non vogliono, dopo sono abituati, non vogliono neanche la rottura. C'è la gente quella che gli piace, no? Di vivere, condividere, abitare insieme, c'è anche quelli tipo, no? Se io so. Poi in teoria in un mini appartamento non ci dovrebbe essere la camera, la sala, la cucina, dove quella mattina si alza, fa la colazione. Cioè, non deve essere un albergo. Dopo cosa fare dentro non si sa, però il discorso è che il bed and breakfast, anche quello è una cosa che tu, basta che è un fabbricato, non devi aprire partita IVA, e addirittura devi fare delle ricevute, perché normalmente dopo le devi mettere nella dichiarazione dei redditi sotto altri redditi, fai le ricevute proprio semplici, dove tu ti dà dei soldi, ti fai la ricevuta che avuti studi, devi comunicare agli enti competenti, che adesso non so se sono i carabinieri, chi sono, chi c'è queste persone che parrottano, diciamo, nella tua abitazione, e basta, è molto semplice anche quello. A Urbino, che anche lì c'è un boom adesso di aperture di bed and breakfast, e la stanno lavorando tutti. Ma stanno lavorando tutti, che dopo due anni che vengono a fare la domanda del bed and breakfast, dopo due anni li vedi che fanno i lavori edili per allargare la casa, per rimettere a posto, ci scappi i lavori di ristrutturazione. A Urbino, però Urbino è un altro mercato. Se lo fai da noi devi creare una rete. Devi creare, ci vuole un... come per esempio io l'altro giorno... Per esempio qui cade l'erba. È un agriturismo? Non è bed and breakfast, quello mi sa che è proprio un agriturismo. Io comunque ne ho girati tantissimi, che vedono questo nome, ma in realtà non sono così. Sì, lo so. In realtà sono dei piccoli alberghi, sempre con sistema, c'è la colazione casalinga, però non è come quello che c'è dove anche. Le robe turistiche sono bed and breakfast, oppure albergo, oppure country house, oppure agriturismo. Country house è, adesso non mi fa le domande che adesso il commercio non usa. Però dovrebbe essere praticamente non un albergo, ma comunque con appartamentini, una roba del genere, non lo so. Capito? Ci sono varie cose che uno può scegliere, quella del bed and breakfast è proprio la più semplice, che tu non hai bisogno neanche di comunicare al comune niente. Ci sono anche delle situazioni. Cioè, comune, basta che fai l'apertura, sempre la sua, e perciò viene a sapere il comune, però fiscalmente praticamente non devi fare altro che fare ste ricevute per mettere nella tua dichiarazione. Ci sono anche delle situazioni per i giovani?
che comunque danno un reddito indiretto, perché se arriva un giovane da fuori qui ti va al bar, muove un minimo l'economia, alla pari addirittura. Abbiamo visto quando c'era il castello, quando c'era il castello per forte, che venivano gli studenti, e la mia mamma c'aveva la madre quella volta. Fino a che c'è stato il castello si andava bene. Dopo un po' di tempo, dopo 6 mesi che il castello non era... Perché si andava gli studenti a livello quella lì era la mia mamma, cioè riaccendere l'attività del castello in quel senso lì, quella è la cosa più forte. Quando ci sono 700 abitanti gli porti 80 persone in più, è lì che si vede la differenza. No, poi sono le 80 persone che sono nell'età che sviluppano, spendono, certo, intrattengono. No, anche perché attenzione, arrivano all'estero anche persone con un certo reddito, eh? Dipende cosa fai in quel castello. Sì, sì. L'esempio che ti ho fatto prima, io della scuola di musica, ovviamente non è facile perché lì c'erano maestri di altissimo livello. No, ma poi si allacciano anche rapporti lavorativi, certo, culturali, tanto non per niente a Belforte, diciamo, abbiamo anche molte famiglie, no? che hanno trovato la compagna e il compagno che derivano dalla scuola, venuti qua, gente che quando cresce tutto, cresce la mentalità, sì, l'interazione. Ci sono state delle persone che sono tornate, sono state anime. Certo. C'è stata una, mi ricordo una ragazza che è tornata lì, una ragazza, una signora. È stato un anno. L'esempio più clamoroso arriva da Urbino, è anche triste, perché questi ragazzi che arrivano da fuori, quasi tutti, si trovano talmente bene, perché sono integrati tra di loro, che vorrebbero stare. Poi però devono andare via per dire come vivo, cioè cosa posso fare, capito? Quindi secondo me, sempre stando con i piedi per terra eccetera, ci sono delle soluzioni, delle cosette si possono fare, ripeto, non per creare il classico posto fisso, ma no, cominciare a fare un tavolo, muovere qualcosa, si può, è comunque la direzione da fare. Perché non puoi fare il posto fisso, non è che puoi pensare comunque di tirare avanti la famiglia con il tesserino d'obbista. No, se ci vuole ma scusami, ci come pensi che può fare strutturate, non è nel senso, non è che la comunità vive perché c'ha. No, ma secondo te Monte Tabia come stanno vivendo adesso? Già no, oggi? Sicuramente. Mio figlio è uno di questi, Lo so, vivono quei mestieri precari, assolutamente precari. Dopo che hai creato una rete di tutta questa gente che a sua volta aiutano a divulgare, no? Queste notizie che da noi ci sono, in Baden Breffer ce n'è pochissimo adesso da noi, ma molti hanno una casa sfitta oppure hanno posto in casa e non sanno neanche queste cose, le tengono così. Certo. Prima bisogna avere la conoscenza delle cose e poi bisogna sapere. Prima l'informazione, cioè le analisi di mercato e l'informazione, cioè tu devi sapere esattamente i tuoi giovani chi sono, cosa sanno fare, quanti sono, perché ti spaventi subito, ti sgomenti istantaneamente, perché secondo me è la prima cosa da fare, non è che è difficile da fare. Quindi devi capire che sta succedendo nel tuo territorio. Abbiamo tanto qua, in senso Sasso Simone Simoncello, il parco, sono state messe in piedi tante. A noi che ci frega è in questi posti è la temperatura. Cioè la stagione estiva in Sicilia dura 4 mesi. Tu hai un'attività, una pizzeria, quello che vuoi, tavolini fuori usi per 4 mesi. Cioè, purtroppo, e qui è un po' diverso, noi dobbiamo pensare un po' come può essere la Val d'Aosta, quindi i turismi, cioè le escursioni invernali, questo tipo di situazione sono molti, e ce l'abbiamo in posto. Sì, ma ci sono anche escursioni legate magari alle attività che si fanno normalmente. Noi pensate all'attività del tartufare, no? Quello che non fondi. Adesso non ti dico a caccia, perché comunque anche la caccia muove persone. Stai scherzando. No, queste cose qua. In Romania, là dove ci sono dove nei tempi indietro hanno comprato riserve, quelle di ettari, perché là costava poco, c'è un turismo venatorio che tu non hai idea. Cioè chi non c'è dentro non ci crede che giro di persone che c'è per il turismo venatorio verso la Romania, la Cecoslovacchia, di là. Dopo quelli più ricchi anche in Africa
Noi comunque dobbiamo reinventarci il turismo, sappiamo le cose, anche se qui non abbiamo tantissime cose, però... Sì, non ci sono tantissime cose, ma però ce ne guarda che noi quando siamo alla scuola costaniera eravamo interessanti anche per la posizione, perché nel forte di per sé a girarlo tutto ci vuole un ragazzo, no? A vedere tutto quel che c'è. Però da Belforte, Urbino, tre quarti d'ora, Firenze... Roma, cioè uno che viene da il Brasile può andare. C'è però qualche difficoltà anche coi mesi. Cioè, può andare, sì, delle però noi li facevamo ogni settimana un'uscita in una città del centro Italia, che quindi sono tra le migliori città che ci sono nel mondo. Devi sapere farti conoscere fuori e vendere dei prodotti degli itinerari. La Riviera Adriatica a un'ora non è da tutti, capito? Ah, no, certo. La Riviera a un'ora, Toscana lì, la stessa Roma, la Roma per me è vicina. Dobbiamo aumentare la qualità dei prodotti, perché non è da sottovalutare, il turismo dei pensionati è enorme. Prodotti, cioè quelli dell'agriturismo, cioè del prodotto locale, il formaggio, queste cose ce le abbiamo, però secondo me c'è da lavorare di più anche sull'istruzione. Cioè chi produce qualcosa deve produrre molto meglio. Prima che esplodeva sta crisi, no? Le Marche erano, diciamo, la regione che quasi era più vocata a diventare come la Toscana. Io mi ricordo 27-8 anni fa, quando ancora non avevo proprio istituzione generale, il mercato immobiliare stava proprio esplodendo qua nelle Marche, perché la Toscana ormai è satura, hanno venduto tutto quello che c'era da vendere, e le case nostre qua, queste casali, le case da ristrutturare, tutti quasi ruderi, erano interessantissimi per la gente di fuori. Ho letto dei pezzi nei giornali che anche in America si parlava proprio che la regione migliore dove andare a abitare nell'Europa era le Marche, capito? La nostra zona. Sì. Perché dopo ci metteva anche il discorso che oltre che l'aria, oltre che non ci sono le fabbriche, diciamo, dei poli industriali grossi vicino, che ci sono anche il turismo a portata di mano, così, e dopo ci metteva anche il fatto che gli americani sono molto, diciamo, molto sensibili a questa cosa, anche a livello sanitario, a venire dall'America che paghi la parte sanitaria, a venire nelle Marche, abitare nelle Marche, praticamente tu hai una sicurezza nella vecchiaia, di una sanità, non dico gratuita, però capito, una... Ma questo è sì, non dimentichiamoci appunto che siamo un Marche, popolo... Noi siamo vicini alla Toscana, la Toscana ne ha fatto la sua fortuna negli anni passati, no? Del turismo, di quella roba, gli ha dato il nome, ha fatto... Però come dice anche lui, la Toscana, i prodotti. Siamo la qualità dei prodotti. Noi dovevamo essere... Siamo alla stessa altezza. Che non nessuno non ci dà, che non mi dicano che non abbiamo neanche le più o meno adesso le stesse caratteristiche climatiche. C'è l'influenza del clima, perché noi abbiamo l'Adriatico, allora l'influenza dei Balcani. Sì, d'accordo, però scusate, vai, passa subito le montagne e compra il pane. È un altro mondo. Io non lo ricordo molto bene, sono preso in Toscana. Noi qui non abbiamo le capacità su certi prodotti. E diciamoci la verità, scusate, voi avete mai assaggiato dei pani in giro per l'Italia? Tu dici che il nostro è buonissimo. No, fa schifo, fatelo garantismo. Fa schifo, bisogna essere chiari e critici. Ciac, 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 taglia. Ci sono queste cose. Prova a metterlo in frizz. Non è bello metterlo in frizz. Prendi un pane in Sicilia, non solo quelli fatti al forno con lievito naturale, che sono un pane normalissimo, anche se ci mettono il sale, il sale, a parte il fatto che un panettiere potrebbe anche fare in minima parte altre qualità di pane, poche, cosa gli costa? Immagina che la Romagna ha fatto la sua fortuna tra piadina, che è proprio la cosa più, no? più base. Ragazzi, ci manca, secondo me bisogna tornare, andare a scuola.
cioè bisogna creare formazione. Sì, però adesso vedi c'è anche la controtendenza. Fino adesso l'agricoltore era quello che nessuno voleva fare dei giovani. Adesso anche tra un po', ragazzi, dovrei andare per questi mestieri. Rilasciamo anche le autorizzazioni per fare gli IAP, che sono gli imprenditori agricolo professionale, dove adesso ci sono un casino di finanziamenti dall'Europa per agevolare l'agricoltore professionale. Vuol dire che tu devi essere prevalentemente di reddito da agricoltura. Coltivatore. Ragazzi, sì. Sarà il futuro obbligato. Però dicevo, ci sono un ritorno, perché sempre per lo stesso discorso che c'è la crisi, sempre per lo stesso discorso che i giovani sono tornati praticamente a fare il lavoro, diciamo, dell'agricoltura, ma massicciamente, tantissimi ce ne sono che stanno tornando. E si spera in quelli, in questa cosa della cultura, no, del prodotto tipico. E... Comunque io sono stato alle scuole medie a Pignoletto, anzi giovedì. E vabbè, un incontro con la preside, parlo con gli argomenti abbastanza tosti, ma incontrando dei ragazzi che fanno la seconda media, terza media, ce ne sono 5-6, che hanno detto che vanno a fare l'agrario a Pesaro. Cioè, nella nostra età ce ne sono solo l'agrario, capito? Io ne conosco uno. Cioè, da lui chi è? L'agrario è pochissimo. Ce ne sono 5-6, cosa ti dice? Cioè, non è che non so neanche figli di agricoltore, di gente, dici... Vanno a fare quello suo Pio Santo Stefano che fa la formazione per i forestali, sia per fare le guardie forestali che per fare magari anche i propri lavori di selvicoltura. Guarda che quelli che fanno, che hanno queste lauree, questi diplomi qui da noi, lavorano tutti, sì. La nostra è una zona che sembra così abbandonata, invece ha bisogno di professionisti, sì. che seguono, che progettano, che fanno il monitoraggio, no, dei pericoli dell'incendio. Ci sono anche lì tanti soldi dalle province, dalle regioni, che spendono per queste cose qui. Sono venute fuori due idee grosse. Uno va a fare l'agrario, che prende il diploma, praticamente può fare tutto quello che fa anche il geometra, però non nel civile, ma nell'agricoltura, lui può fare tutto, capito? Nello sviluppo, anche come paesaggista, no? No, quello no. Però capito, adesso la normativa degli agrari non la so benissimo, però io penso che possono progettare i capanni, possono progettare tutto quello che riguarda. Mi sa che possono progettare, quello che riguarda l'agricoltura possono fare, però non sono sicuro. Comunque due punti fondamentali, hobbisti, quindi creazione della rete dei mercati. No, sicuramente noi dentro le nostre feste abbiamo delle zone dedicate per gli hobbisti, non bisogna anche pubblicizzarle. Bisogna dedicarle, ma bisogna anche inventarsi un mercatino apposta. Perché non fare tipo in un paese dove c'è il mercato fisso, no? Tipo Belforte è il mercato che fa ancora fumori da ridere, c'è tra i mancati del sabato. Ma c'è una fetta, un mercato importante, no? Il martedì, mercoledì, quant'è la sera? Pian di Meleto è un mercato importante. Sì. Ci fosse lì, no? Altre, non diciamo quattro date al mese, ma due date dove si possono mettere anche questi durante il giorno, alla mattina del martedì. C'è un'altra cosa. Un'altra data, no? C'è un'altra cosa che non porta reddito, però porta qualità. I gruppi di acquisto. E poi sono dei piccoli mercatini, perché solidali, eccetera, porta anche reddito, porta anche. Porta anche il reddito, per esempio da noi non arriva il pesce, quindi in questo caso non porterebbe il reddito, non arriva il pesce, tu lo vai a comprare nel lungomare, cioè nei porti, una cassetta così di pesce azzurro paghi 8 euro, capito? Ovviamente è quello che almeno va lì, almeno la benzina deve riuscire, possono andare a turno, eccetera, però il pesce da me arriva scarso, non facciamo fatica a mangiare il pesce fresco, e lo paghiamo l'ira di Dio, oltretutto. Poi ci sono i mercatini, Urbino, ci sono questi appuntamenti, non so se sono settimanali o 10 giorni, forse settimanale, dove vendono i vari prodotti, cioè come si dice la parola, ecosostenibili, questo tipo di discorso. Anche queste sono piccole forme di reddito, non so. Gruppi d'acquisto. Gruppi d'acquisto. Vuol dire che tu devi creare un paniere di prodotti. Devi avere una struttura, però dove andare lì. E poi proporli.
tipo come fa col diretti con no, quello è il punto vendita. Il gruppo d'acquisto sarebbe un'associazione di persone. Sono dei privati che decidono di andare a comprare, diciamo, prezzi della grande distribuzione all'ingrosso e poi ridistribuiscono all'interno dei loro. Normalmente, diciamo, l'uso più sano della parola è questo. Io mi impegno il lunedì, dico una cazzata qualsiasi, vado a Fano e vado a prendere in base alla gente, eccetera. Ovviamente mi pago io la benzina. Tu vai lì e vai a prendere le cassette di frutta al mercato, eccetera. Sono forme che comunque. Se non ti danno reddito ti danno risparmio, sì. Scusate, non è neanche poco, sì, neanche questo, è che risparmio e qualità che devi scegliere. La qualità, perché te vedi direttamente dal produttore, non hai la filiera, no, del commercio. Quindi uno potrebbe dire, io adesso pianto, faccio una serra enorme, pianto, no, una serra enorme. Potrebbe istigare la produzione locale. E sai cos'è che pensavo, Alberto Forte? Di fare un orto, tutti hanno l'orto, Alberto Forte, non è che ho più di merito. Te non dovresti, ho capito dove arrivare, sarebbe meglio fare un luogo di vendita dei prodotti locali privati di cittadini, qualche lobbista, così uno che può vendere la sua insalata, allora vedi che nel giro di 5 anni tutti si mettono a fare fino a che tu non diventi, che ne so, che dentro il paese o dentro il paese limitrofi si compra quasi tutta la roba. Guarda, del paese il titolo è favorire ogni forma di microeconomia. Infatti. Cioè, l'italiano è bravissimo a inventare. Se si potrebbe, questa è una roba che dovrei chiedere, se si potesse vendere come tesserino da lobbista, per esempio, gli ortaggi, tanto l'orto o l'insalata è sempre una cosa che viene dal tuo ingegno e dalla tua capacità di farla crescere. Se tu l'orto lo fai e poi ci mandi la gente dentro, dici vai a prendere quel diavolo che ti pare. Questo quando esci, fanno pesero sulle pesche, no? Che quando esci, pesi, hai preso l'orto. Anche perché i terreni oggi vengono usati in un certo modo. Primo, perché tu di lungo il fiume è chiaro che c'avete l'acqua, ma qui non ce l'hai l'acqua, però potresti fare i pozzi. Sicuramente. Sì, adesso il pozzo, diciamo. Però se tu crei le basi per invogliare le persone, ti ritrovi poi al tuo comune tutti i giorni qualcuno, senti, io magari qualcuno spara anche cose, voglio fare un'industria senza partita IVA, sicuramente capita anche quello, hai capito? Sì. Però ci sono delle situazioni, questo uno, e l'altra cosa assolutamente, cioè non farsi scappare i contributi dalla comunità europea, quindi se tu, ecco lì il Montefeltro, se il Montefeltro devi pagare un professionista, pagalo, perché quello lì lo paghi, ma ti fa il ritorno, perché se tu paghi uno morto e troppi ne pagano morti, ma se tu paghi uno vivo che ti fa poi rientrare i soldi e non te lo fa scappare uno così, Un'altra iniziativa che volevo fare lì al circolo di Viana. Siamo sempre una discussione bellissima. La banca del tempo, non so se hai sentito parlare della banca del tempo. Quella del Seve sì, ma del tempo no. Perché è una roba che in teoria potrebbe anche funzionare, nel senso, lo sai come funziona? Tu praticamente, che ne so, lui fa il miele, no? Io faccio il geometra e ti dà la radio, non è che è una cosa così. Però ognuno ha le sue capacità, no? Oppure te puoi tenere, c'hai la possibilità di tenere. Allora, uno per esempio deve andare a lavorare, c'ha il bambino che ha bisogno della babysitter, no? Invece di andare a prendere la babysitter e pagarla, magari c'è una persona che mette le sue 3 ore per tenere te il bambino come babysitter, no? Dentro prendo, si buoni, il discorso dei buoni, sai, non è buoni, sono spendibile addirittura in 2 ore che fai 3 ore lì, no? Dopo, che ne so, io faccio il geometra, ho bisogno, appunto, c'è qualcuno che mi ha tenuto 3 ore il bambino, se qualcun altro ha bisogno di un'altra, diciamo, cosa da fare, comincio a vedere, ci metto le mie 3 ore a fare, sì, quest'altra cosa. Ma io questa cosa che stai dicendo tu, non so come è strutturato, l'ho vista addirittura in forme di supermercati solidali, che tu puoi spendere queste ore. E non so come funziona, è da capire. Io penso dove arrivano. I soci del circolo, no, che sono 40-50, quella è una cosa che ti dà praticamente un servizio gratis, addirittura utilizzando il tuo tempo libero. Nel senso, se io ho il giardino e non c'ho nessuno e non c'ho il tempo di andare a tagliare, vieni te, fai 2 ore per tagliare il mio giardino e tu hai 2 ore da utilizzare in qualsiasi altra persona che è tutta dentro questo elenco. Dentro ci troverai sicuramente un che sa fare l'intonaco, glielo dovrà pagare te,
però le due ore sue non le paghi perché lui c'è stato dentro la lista un altro che due ore l'ha fatta nel mio giardino, capito? Poi pensavo a livello di circolo, no? Di instaurare dentro tutti i miei elementi del circolo, alla fine le ore che avanzano di tutta questa baradana quando andrà a regime, le ore che avanzano di utilizzarle addirittura per andare a fare, che ne so, di montare gli stand per la festa del 1° maggio, capito? In modo che tutti sono anche più impegnati solidari a fare e poi la festa del 1° maggio, che cosa robe che non riusciamo a fare è proprio trovare un'altra cosa importante. Poco forse ortodossa, però molto importante, abituare le persone a spendere i soldi nei propri territori. Lo so. Perché questo tutti pecchiamo, io stesso faccio questo. È difficile perché andare ad esempio in un supermercato se ne spalla. Però attenzione, lì c'è la colpa anche dei commercianti, perché il commerciante è sempre a sé, i gruppi d'acquisto per il commercio esistono da sempre. La botteghina potrebbe vivere tranquillamente se si corporasse con 1000 altre botteghine, lì purtroppo ci vogliono le associazioni di categorie che funzionano in questo senso, perché il supermercato non lo imbatte, punto e basta, però tu potresti avere la tua bottega dei prodotti diversi, tieni pure la tua pasta classica, però inserisci il formaggio locale, inserisci il pane che arriva da quel posto e tu vai lì e spendi qualcosa in più perché hai dei prodotti buoni e lo fai se c'hai davvero dei prodotti buoni e non però uguali. Alla base anche dell'acquisto della qualità c'è sempre una disponibilità economica, no? Sì, purtroppo sì. Per permettere, cioè la qualità è un sì, non puoi fare un prodotto a basso costo di qualità, non puoi fare questo, per cui però è anche vero, è anche vero che io non mangio quasi più la carne perché fa schifo, è immangiabile. Se avessi una bella bistecca invece di mangiarla tutti i giorni, la mangio una volta alla settimana, la pago anche di più, ma sono sicuro di mangiare. Ma la bella bistecca c'è, infatti l'effetto c'è, quindi ci sono gli allevatori in zona, c'è tanta gente. Sì, ma ti vendono mezzo e da pubblicizzare. Io posso comprare mezza mucca, scusa, non so neanche dove. No, però quello che fa, che ha il macello, che vende anche al dettaglio, c'è. Sì, ma bisogna aumentare anche la conoscenza. Sì, non lo cioè, per chi ha un'attività, ci vuole, secondo me, io dico l'index parlando di un sito internet, ma io dico anche un index a livello di tabellone. Sì. Costa pochissimo. C'è quello che ha una pizzeria sfigatissima in cima alla montagna, ma mettiamogli un bel cartello, cioè che quello lì specializzato in quello, quella cosa, menù turistico da eccetera, e si trova lì, mettiamogli un cartello magari gratuitamente, ma se non lo stracci il freddo. Il problema sai che ecco, tu hai detto la parola giusta, glielo devi mettere gratuitamente. Purtroppo oggi mettere un cartello costa un'esercizio di quanto costa gratuitamente? Dipende su che stazione hai, però. Io ti dico che un cartello sulla provinciale. Poi c'è i permessi provinciale. All'altezza di un arabo che viene detto quel forte, un cartello. Cioè, è roba da spendere l'euro l'anno. Per mettere un cartello. Un cartello da sul allora gliene metti uno per tua, tutti. Sulla gliene tua metti attività, uno per tutti. Aspetta, sulla tua attività un cartello visibile, diciamo, non mica una robetta così. Cioè il cartello di indicazione, quello giallo. Non per un'attività industriale, no? Quello giallo e nero, giallo e marrone, come il diavolo è, costa qualche centinaia di euro l'anno, non so. Cioè, può darsi che lo stesso commerciante ci rinunci perché sa che deve fare la domanda in questa, aiutiamo ad aiutarci. Ci rinuncia cioè al 100%, anche perché se te fai la via dell'ANAS, no? la galleria, sono tutti coperti perché li avevano messi con certi criteri, poi gli hanno fatto la multa, poi gli ha vietato di esporre, cioè, ma qui il problema è la burocrazia. In Italia dobbiamo girare. Allora, a Belforte c'è il castello, c'è un'attività adesso, no? Dentro il castello che sta andando come sta andando, non c'è un cartello di segnalazione che a Belforte c'è il castello, dalla piazza di Belforte, lì appeso all'entrata dell'autostrada, non trovo l'indicazione. Io sono stato commerciante da sempre. Con le partite IVA, però c'è le entrate, magari ci ho fatto la collezione. Però la grande non ce la sai. Male, perché il signore è ciac, 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 taglia. E comunque così. Ma poi per non parlare delle robe più importanti, cioè più, no più importante, questa dei bambini forse è una delle cose più importanti che si possono fare, ma ci sono cose più, ancora più difficili, più
i progetti che segue Mirko, no? Noi siamo arrivati con il 28 a prendere coscienza di cose che scadevano il 31 di maggio. Come quel bando del wifi che scadeva il 9. Allora chiedi la parola, dopo è chiaro che impariamo tutti i giorni. Scusa, voi l'insediamento quando l'avete fatto? Noi abbiamo fatto il 28, 27 e 28. L'avete fatto prima degli altri. No, nel senso quello è il primo consiglio. Quello ufficiale, il primo consiglio è l'11. Ah, ancora dovete farlo? Beh, quello dove si eleggono i vari... Sì, l'insediamento... Ah, l'insediamento vuol dire prendere, ok. Avviene con la proclamazione, dopo lo scrutinio. Che sarebbe praticamente l'atto con cui lui comincia a firmare, perché non è che dal 25 all'11 ti può permettere di non firmare i documenti, perciò bisogna... Quindi lui ha già il potere effettivo. Sì. Okay. L'11 invece però tutti, consiglio tutti le varie nomine ho assistito adesso due giorni fa, ieri. Ma dove? Abbiamo di Meleto e c'è e vengono nominate le varie persone. L'11 e poi dopo nominate. Senti, una domanda te la devo fare. Già che siamo qui abbiamo anche un rappresentante, tanto non è un segreto, no? Che sei. Non siamo del PD. Ecco, bravo. Io questa voce l'ho sentita in paese, caro mio. Sta cosa, ma questa giunta è tutta sbilanciata verso il PD, l'ho sentita in paese. E che tu non fai? Cioè, cosa mi rispondi? In che paese? All'Oxford, che forte l'ho sentita. Io, voci da bar, io non ho saputo di nome perché non conosco neanche la tua. Allora, la nostra lista, il nostro gruppo, poi formato anche da più di 50 persone, è assolutamente vario. Anche per quello che abbiamo cominciato il discorso, volevamo veramente fino agli ultimi giorni fare una lista unica. Per cui... quella sarebbe stata una cazzata, perché c'era del vecchio, c'era del... Sì, no, ma... Non abbiamo mai pensato a spartizioni. Secondo me avete fatto la cosa migliore. Ma anche guarda, a noi ci dicevano, quelli che tra virgolette pensavamo esperti, che per fare una lista unica bisogna partire dalla politica, no? Allora metti un po' di qui, un po' di là e devi conciliare le varie e non fai più niente. Esigenze, no? Ed è sempre stato provato a fare così e non è stato mai fatto niente. Noi abbiamo iniziato dal verso. Noi abbiamo fatto prima un'unione di idee, poi abbiamo cominciato a unire le persone, contattare le persone, metterle insieme. Ed è venuto fuori comunque questa moltitudine di persone che ha tirato fuori i propri rappresentanti, che sì, c'è qualcuno che è stato schierato politicamente, qualcuno che lo è tuttora, qualcuno attenzione, che ha le simpatie per la politica serve, ma se usata in una maniera giusta. Cioè se tu hai un progetto e il rappresentante del PD di Belforte andrà a farlo valere anche nei canali politici, servirà solo al paese. Ma io lo dico anche se c'è, non ho idea, non conosco, se c'è il rappresentante dall'altra parte e anche lui sui canali, va benissimo. Comunque questa volontà da parte di qualcuno di screditare dicendo sono più di una parte che di un'altra è solo un modo per, tra parentesi, cercare di rompere, cercare di mettere qualche motivazione assurda alla nostra iniziativa. La nostra iniziativa è l'iniziativa per il paese. Ci impegneremo in maniera seria anche a farla diventare un'iniziativa che va a incontrare gli altri paesi, le altre realtà. Certo. Adesso ho fatto gli incontri, no? Tanto riuscire a contagiare sulla stessa linea. La prossima volta dobbiamo venire qui con Piandimeletto con un anno, almeno, se vogliamo pensare di... No? L'hai detto tu, ma mi hanno dato conferma. È solo una questione di data che dipende dal sindaco di Piandimeletto, che ha dei problemi di... C'è un periodo che non c'è, ma dopo... Passerà un mese. Dopo quando torna c'è per sé. E quindi questo si fa. Oltretutto voi avete fatto una cosa coraggiosa.
il fatto di lavorare in gruppi, cioè, c'è mezzo paese, dei, cioè direttamente o indirettamente, secondo me c'è mezzo paese, c'è il 95% del paese. Cioè, quel 5% che non c'è. Non è che ti puoi mettere a far cazzate. Cioè, qui stai dicendo, a parte il gesto che ti sei tolto anche lo stipendio, che è una cosa davvero cioè, super onorevole, anche se sono quattro soldi ormai, no? Quello che prende un sindaco. Però è un segno, è un segno. E mettersi in questa situazione in commissioni, quindi davanti a tutti, non è che puoi fare il furbetto, dai i soliti sistemi politici, cioè ti beccano istantaneamente, cioè un errore così, mentre tante giunte, no, non facciamo nomi, ma cioè, sono molto silenziose, fanno, sì, traficano, sì. C'è la solita politica, i politicanti, gli accordini, le promesse, no? Allora io ti faccio una domanda di te, secondo te fa più cose 50 persone insieme di... Metti anche che non ci siano, no? Sono dei gruppi che c'è una persona molto competente, un'altra che è di minor livello, però 50 persone insieme, piuttosto che due, chi fa più cose? Anche di due, anche di livello. Quindi, no, cioè, però, io buono. Le 50 persone se vanno d'accordo hanno una potenzialità pazzesca, se vanno d'accordo. Se e infatti cosa viene fuori? Chi è che deve essere bravo? Dobbiamo essere bravi noi, i 11, no? Quelli che sono andati davanti a tenere uniti i gruppi. Certo. No? Quindi ognuno per il suo gruppo fa di tutto per tirar fuori il meglio. Ci sarà, vuoi che non ci saranno dei casi di quello che si stacca, ma... Uno va via e uno deve rientrare, e due devono rientrare, quindi... Quello, allora, un buon sindaco, che però non ha idee, non ha azzarda, non vuole cambiare nulla, magari tiene d'occhio i conti, però il suo paese non cambierà mai. Arriva al suo mandato, si presenta, signori miei, noi avevamo un debito X di 10, adesso ve l'ho portata a 8, che volete? Ma non basta. Se tu non pensi al tuo futuro, cioè non ti metti a un tavolo e non cominci a studiare, perché devi studiare, devi proprio studiare. Farai anche delle cappellate, per carità di Dio, perché alla fine nelle commissioni tutti vorrebbero fare chissà cosa, questo grande entusiasmo, poi cominceranno anche i non si può, dove prendiamo i soldi, sarà una cosa normalissima. Però se incominci a lavorare, il lavoro di 50 persone, tu lo puoi tranquillamente pensare come se fossero 300 persone. Stiamo vedendo adesso che c'è un fermento incredibile, che adesso anche riusciamo... Ci sarà anche un po' di sgomento. Non riusciamo a dare un non riusciamo a dargli noi. Noi che siamo più presenti negli uffici comunali con i dipendenti, così facciamo veramente fatica a dare tutte le risposte a chi ci pinge da dietro. Questo è positivissimo, capito? Oggi io mi sono visto con Enrico, no? La prima che arrivate. Diceva, ci sembra di fare tanto, alla fine ci sembra, no? No, ci sembra di avere tanto da fare per quello che riusciamo a fare, ma è anche opinione di quelli che sono nel comune da 20 anni che già stiamo facendo tanto, capito? Scherzi. A noi ci sembra di non riuscire a portare avanti tutto quello che ci viene. Ma ragazzi, ma ci dicono tanto. Io guardo, ma... Ragazzi, allora, soltanto essere promosso del fatto. Sicuramente adesso ci vorrà un mesetto minimo. Ma è chiaro. Siamo partiti proprio sparati, così, cioè, una cosa. Abbiamo tantissime persone dietro che già ci dicono cosa dobbiamo fare. Abbiamo già fatto il centro. Ecco, io infatti questo in una settimana. L'esempio da fare subito di come possono produrre i gruppi è il centro estivo. A Belforte il centro estivo era 2 anni che non si faceva più perché mancano le risorse, manca gli educatori, manca il posto, manca l'ombra, quanto devi fare l'uscita fuori. E come si risolve? In una settimana. Come avete fatto? In una settimana. Allora noi siamo stati altri 25. Ci siamo insediati 2 o 3 giorni dopo, no? Allora, no, 25 elezioni, 26 l'elezione, 27, 28. Noi venerdì di quella settimana lì, cioè il 1 giugno, eravamo a posto con il centro estivo. Perché? Perché ci sono 3 ragazze che ci hanno lavorato con i loro gruppi di lavoro, perché ci ha lavorato, quella della cultura,
la Federica, e la Francesca e la Mara del sociale, hanno tirato fuori tutto, la sede dentro le scuole, via, parla con la preside, torna su, capisci come il tecnico. Stai andando a collaborare con il presidente della Ginestra, con Eleonora subito. E via, che ti tira fuori gli educatori. Come si fa a tenere i soldi? Scusa, a mettere, che fatto? Come si fa a mettere in regola gli educatori? No? Perché dopo, quando si va a parlare dei soldi, no? Gli educatori sono dei volontari che lavorano all'interno dell'associazione della Ginestra, che vengono retribuiti nella maniera regolare come si fa con le associazioni. I bambini pagano, i genitori pagano una retta ed ecco che scappano i soldi per comprare tutto. Ma i genitori pagano 50 euro, stanno in un... quant'è? Un mese e mezzo? Un mese e mezzo abbondanti, i bambini, con delle attività programmate, già abbiamo più dell'80% della programmazione completa. Ti dico perché? Perché ci hanno lavorato tre persone con i loro gruppi, cioè ci hanno lavorato 15 persone. C'è la chiave dei gruppi. Sì, la chiave del gruppo. Abbiamo anche diciamo instaurato il fatto che se una famiglia ha due bambini da mandare dentro da mandare al centro estivo, il primo bambino paga 50, il secondo paga 25 per dire. o 30 sì, adesso non tengo. Insomma, la morale c'è: se il cittadino si muove, si tira sulle maniche per il proprio paese, i risultati arrivano. E poi ovviamente chi ha la politica deve fare il suo corso, cioè deve fare il suo mestiere. Certo. Ad esempio stamattina è venuto fuori il problema, dice, dobbiamo spostare questi bimbi dalla sede scuola elementare, dobbiamo portarli a fare un'attività settimanale nella palestra lassù, no? Perché è tutto facile finché si mette le mani, no? Allora come devi fare? Devi portare un operatore del comune, quindi del pulmino, a prendere, portarli su, no? Allora, parlando con l'ufficio tecnico, cosa viene fuori? Viene fuori un problema, ma quando noi parliamo con l'ufficio tecnico, con Gilberto, che è una persona di grande esperienza, cioè noi ci andiamo, ce l'ho io, c'è lui, c'è la Federica, siamo in tre o quattro che tutti buttiamo lì un'idea. Cosa è venuto fuori? Qual è la soluzione per non gravare troppo sui dipendenti? Che noi abbiamo due esterni alla fine, quindi se fanno i trasporti non fanno un'altra cosa. Alla mattina i bambini vengono lasciati dai genitori direttamente alla palestra, fanno l'attività e poi facciamo solo rientro. Per dirti, capito? Sono soluzioni semplici, però ci devi arrivare, perché se te ti trovi al giorno in cui li devi trasportare lì, che ne hai organizzato, no, che li devi portare su, cioè magari ci puoi andare a volta a piedi, ma e questo, la forza del gruppo è che fai anche meno errori, perché le cose le vedi, le valuti tutte, capito? Poi tra di noi c'è anche una sana competizione, viene fuori, perché ognuno vuol fare un po' più bella figura, capito?